Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Gravity Rush. Dunque, andiamo avanti. Nell'ultimo video avevo sconfitto, chiamiamolo così, ragno o scorpione, non ho ben capito che cosa sia. Comunque quelle fattezze, insomma, che c'era la tipa che era stata inglobata, ora mi sfugge il nome. E poi avevamo sconfitto Raven nel piano dimensionale. Oddio, sconfitto, avevamo fatto la boss fight. Quindi mi ero fermato dopo che avevo preso il potere, quello degli che lancia le rocce, ora mi sfugge il nome, dopo lo vado a vedere. E dobbiamo farci la missione quella dove ci sono da fare 22.000 punti, una missione secondaria. Vado a caricare la partita. Allora, questo. Caricamenti sono un po' lenti, è strano perché sono su PS5, comunque pensavo che velocizzasse anche questi, ma non proprio, almeno non sembrerebbe. Aspetta un attimo. Ok. Vabbè, questo l'avevamo già visto. A parte che io non l'avevo salvato qua. Cioè, ma scusate, io ero andato... Facciamo così, tramite il tombino vorrei andare, allora, volevo andare qua per provare a fare la missione che mi manca, no? Che è questa. Io direi che fare un tentativo non nuoce. Come stanno i potenziamenti? Vediamo. Ecco, tifone gravitazionale, non mi veniva il nome. Allora, proviamo ad andare là, va? No. Al Noir, ok. Qua. Dato è sempre il raffreddore, quindi se mi parte qualche starnuto. Allora, questa. Sì. Ecco, vaffanculo, non l'avessi detto. Dio santo. Covid per me. Allora. Sì, qua appunto adesso dobbiamo lanciare a manetta il tifone gravitazionale sperando di riuscire a ottenere appunto i 22.000 punti. Tanto vi ricordo che qua è infinito la... Vedete, con l'indicatore di gravità infinito e i tuoi poteri speciali sconfiggi il maggior numero di nevi. Quindi, vi ricordo su triangolo per lanciare questa. No, rifacciamo. Cioè, guardate che bomba, ragazzi. Guardate che bomba. Cioè, li elimina alla velocità della luce, capite? Vabbè, qua eventualmente possiamo fare anche il calcio gravitazionale. Solo che da vicino non fa un cazzo. Da lontano dovrebbe shottarlo. No. Niente, allora eventualmente farò così. E non segue gli altri. Pazzesco. Sì, posso mirare io, vedete? Ok. E qua ancora. Anche da lontano va bene, ha una lunga portata questo attacco, vedete? Beh, rifacciamolo. Dove? Andiamo qua, va?
Tra l'altro non ci dobbiamo preoccupare nemmeno di cadere, perché essendo infinito possiamo sia usare appunto l'indicatore per spostarci senza problemi e possiamo anche appunto lanciare a profusione i nostri attacchi. La cosa bella di questa missione è questa, che... No, ma che cazzo... Ovviamente se vi colpiscono venite interrotti. Ma il tempo aumenta qua o... Ma... Ragazzi, non capisco perché non aumenta il tempo. Ah, ok. No, vedete però qual è il problema. Ma andate a fanculo. Questi qua, oh! Ma che cazzo! Posso avere un attimo di tregua o... Continuavano... Quelli sono veloci. Il problema è che non posso ricaricare la mia vita. Ho fatto una cazzata qua. Ma... 5.000, 6.000 punti, dobbiamo arrivare a 22.000. No, mi devo allontanare. Non c'è, mi sa nessuno, non si può ricaricare la vita. Interrompo perché altrimenti... Andiamo a fare questo. Quello lì hai 3 punti deboli in alto. Ok. Quindi cercate di stare a distanza, perché sennò questi qua poi vi fregano. Qua dovrebbe andare bene comunque. Il problema è la vita, ragazzi, non possiamo recuperarla. Pensavo di sì, ma mi sa di no. Perché non li colpisce? No, mi devo spostare. Perché? Ah, scusate, ho capito. Vedete, questi prendono danno solo quando si aprono, forse. Bisogna farli aprire, ragazzi, ok? Perché vedete che non prendono danni? Questi qua si aprono e una volta aperti rilasciano, vedete, sono scoperti, possiamo colpirli, ecco perché non potevo. Sì, comunque una bomba per l'abilità qua. Andiamo dagli altri nemici velocemente, però cavolo, devo muovermi. Sembra facile, ma non è facile nonostante abbiamo l'indicatore di gravità infinito. Sì, farlo senza, ma sta visuale di merda. Qua mi si è svinchiata, scusatemi. No, troppo. Dai, mettiti giusto, non riesco a mettere la visuale giusta, vabbè. Mi devo muovere perché ho pochissimo tempo. Perché non prendere danni che non mi ricordo? Ecco perché. Perché doveva aprire il suo punto. Ma cazzo. Dai, muori. Ma... Ma cos'è, immortale? Ma perché? No, scusate, c'è qualcosa che non quadra. È come se sei... Sembrerebbe quasi buggato, andiamo da un'altra parte, non ho capito perché non prendeva danni sinceramente. E ho 27 secondi, sono pochissimi. E siamo solo a 12.000 punti, Ne devo fare 22.000. Ok, andiamo lava. No, ma ho troppo poco tempo ormai. E dai, muoviti. Oh, là c'è la vita! Finalmente, ma ragazzi non ho... Cazzo.
No, no, non faccio in tempo. Rifacciamolo subito. Bene, quindi si può anche recuperare la vita, fortunatamente. Andiamo subito a recuperarla. E andiamo subito da un'altra parte qua. Dai. Ah, vi ricordo che siete invulnerabili quando usate le mosse speciali. No, però troppo. Oh, vedete che si ricreano i nemici dove erano prima? E quindi approfittiamone. Solo che temo di non farcela. È anche bella da fare come prova. Dai, dammi il tempo. No. Che sfiga, ragazzi. 17.420. Vabbè, abbiamo fatto l'argento. Io puntavo a fare però subito anche l'oro. Niente, mi sa che devo potenziare ancora di più il tifone gravitazionale, di modo che faccia più danni e si uccida i nemici in meno tempo. Fatemi controllare. Allora, attacchi speciali. Potenza, infatti, potenza e numero di colpi. Diamogli una potenziata, va. Quasi quasi un altro tentativo lo rifarei adesso. Se non ce la facciamo, vuol dire che devo potenziarla ancora un po' di più. Quindi riproviamola. E dopo vado... invece... allora, per la missione principale dobbiamo andare ad Endestia. Ma prima vorrei tornare a Plejon, appunto perché ci sono, vedete, questa da provare a fare. E quell'altra di sfida. Questa qua. Io odio le sfide dove bisogna usare il campo di stasi e i lanci gravitazionali, non mi fanno proprio impazzire. Vediamo. Riproviamo, ragazzi. Tanto loro anche da sottoterra si prendono, cioè. Ok. No. Vedete che sono cambiati, sono diventati anche verdi le rocce. Mi devo spostare però su. Dai, vedete che sono diversi. È molto figo anche sto discorso che cambiano anche esteticamente le rocce. Andiamo qua velocemente e facciamo fuori questi. Ok, ne devo fare un altro. Dai, ci arrivano là. Non so se li ho uccisi. Andiamo qua. Qua devo stare attento, prima ero troppo vicino. Facciamo fuori quelli grandi prima, mi sa che è la cosa migliore da fare. Quindi spammate a manetta la mossa speciale. Il problema è quando escono quelli specie di balenottere, ecco, chiamiamole così. Quelli bisogna andare... queste, vedete, queste qua? Dobbiamo andare lontano, eh. Perché se siete troppo vicino, vi massacrano. Sono troppe più che altro. Tanto anche da lontano vedo che è abbastanza efficace. Prima me l'ero un po' giocata male, non me le ricordavo quei nemici lì. Ora già siamo messi abbastanza bene anche per quanto riguarda il tempo. Vabbè, quello facciamolo fuori. Devo muovermi. Potete interrompere l'attacco premendo R1, eh. Premendo R1 durante il tifone gravitazionale interrompete l'attacco, eh.
È morto. Allora, 2 minuti e 16 di tempo. No! Vedete che non mi fanno niente le sfere di energia quando ormai sono... sto facendo il colpo. Allora, andiamo qua, facciamo aprire questi. E poi usiamo appunto il colpo speciale. Si sono richiusi R1 quindi. Dai. Sì, perché non rimangono ovviamente aperti sempre. Dopo si chiudono, dopo un po'. Quindi vedete R1 annullo e mi sposto. Dove? Cazzo, ma... ma dai. Anche tu apriti per favore, grazie. No, più che altro devo andare velocemente anche dagli altri. Dove cazzo sono? Giù. Ecco, la visuale qua in questo piano a volte si sminchia un po' troppo per i miei gusti, eh. Vabbè, abbiamo tempo, non... quindi devo stare abbastanza tranquillo, dai. Mi sposto. La visuale qua mi sta mandando di un male che non potete capire. Questo non ho capito perché non era morto prima che gli stavo colpendo il punto. Vedete, quando apre il punto, perché non lo mette in mira? Non capisco perché non prende danni. Andiamo qua, va. Facciamo questi. Oh, cazzo. No, devi colpire quelli, brava. Sono apparsi altri nemici. Dove? Là. Però qua il tempo... Bene, quelli lì, vediamo di muoverci. Veloce. Quelli di prima sono. Ok. Dai. Rifacciamolo. Di là. Fallo è morto, ok, dai. Ok, andiamo da quelli. Ce la potrei fare, eh? 2 minuti. Ma che figata sto cazzo di colpo, veramente. Però mi deve dare il tempo, eh. Via. Dai. Ok. Qua sono un po' troppo vicino. E dai il tempo. Dopo mi devo spostare. Merda. Devo andarmene. Ecco. Lo sapevo. Mamma che... quelli sono... sapete che un dito nel culo sono quelli? Scusate la volgarità, ma quando ci vuole, ci vuole. Un minuto e 10, cazzo. Dai. Ma ce la fa aumentare sto tempo o no? Ok. Dai che ci siamo quasi, ragazzi. 20.000 punti. Devo arrivare a 22.000. Ci siamo. Ci siamo quasi. Ok, ragazzi. A posto. 22.000 punti raggiunti. Quindi, sinceramente... ancora vivo quello. Benissimo. Cioè, adesso che non mi serviva più il tempo, guardate, mi ha ricaricato 1 minuto e 40. Quindi io potrei o fare scadere il tempo
o andare avanti a uccidere, ma non mi sembra il caso, sinceramente. Vi faccio vedere questi. Qua vedete, si possono battere appunto anche ovviamente col calcio gravitazionale. Però, cavolo, sono belli resistenti, tra l'altro. Non mi ricordo com'è il loro moveset. Beh, attaccano principalmente con le gambe, sembrerebbe. Con la bocca no. Vedete, fanno quella specie di... Ah no, anche con la coda. Infatti mi sembrava strano. Era per vedere un attimo il moveset. Sì, ma me ne devo andare, perché se muoio mi sa che mi fa perdo la missione. Quindi onde evitare. Sinceramente adesso io mi sposterei in un luogo sicuro e aspetto che scadano, che scade il tempo. Vi ho già 20 minuti di video. Guardate che bello. E a sto punto aspetto. Cioè, adesso che non mi serviva il tempo me l'ha dato alla fine. A posto. Sarei potuto andare avanti ancora un bel po', però non aveva senso, visto che a me non interessa fare i record, a me interessa appunto farvi vedere come prendere l'oro. Allora, quindi questo è fatto. Ora dobbiamo andare al tombino di trasporto. Ci sarebbe il dialogo da fare lì. Predizioni su predizioni, ma se andiamo a vederlo, va. Il fantasma di Exeville, alias, è tornato. La sacra gemma di Endestria è l'ultima di Exeville. Il suo destino è nelle mani della regina della gravità. Ehi, non potresti leggere il mio futuro? Come faccio a catturare alias? La tua ultima predizione si era rivelata esatta. Vediamo un po'. Non aspetto altro. Ehi, cosa è successo a quel pupazzo? Pandora? Osserva il futuro. Il poliziotto è la chiave. Il poliziotto è la chiave? La polizia è dappertutto, questa predizione è piuttosto ovvia. Potrei provare a parlare con Sid. A volte il futuro è ovvio, ma questo non lo modifica, e nemmeno modifica la mia parcella. Intendi farmi pagare questa predizione? Dovrei darmi alla chiromanzia. Mi sembra una professione molto più remunerativa del supereroe. A quanto pare sì. Quindi adesso abbiamo detto, ragazzi, tombino. E torniamo a Plejon per provare le missioni. Non so se riesco a farle. Una era qua, se non sbaglio, quella dei lanci gravitazionali. E infatti è questa. Sì. 2500 punti. Sconfiggi più nevi che puoi usando solo i lanci gravitazionali. Campo di Sasi adesso vuole 1500 per potenziarlo ancora. Proviamo a farlo così, vediamo come va. Vi ricordo che se non ce la fate è perché c'è da potenziarsi ulteriormente. E qua tra l'altro vi ricordo che potete usare solo i lanci gravitazionali. Quindi, oh! Mi già mi dà già delle robe. E ok, dove quindi? Dove devo andare? Ah, beh, me lo segno, ok. Tra l'altro ci dà, questo qua è comodissimo, mi dà già le sferette. Mi dà già le sferette qua, vedete? Perché me ne prende una? Comunque è un po' buggato il...
E vedete, ne ha prese 4 adesso, ma deve essere sempre così. A volte è buggato il campo gravitazionale, non, ripeto, non prende bene. No. Non sono io, ripeto, a volte proprio non prende bene. Vi ricordo che vi potete anche muovere quando lanciate. Dove devo andare adesso? Sotto? Cat, per favore. Grazie. Ma dov'è? Abbiamo detto 2500 punti, se non sbaglio. Ok. Là. Bene. Sì, la cosa figa è che vi mette, ve le mette proprio qua, guardate che bello. Ne dovrebbe prendere 4 però, non 3 in teoria. No. Se non schivo però anch'io. E vedete, 4, no, comunque non è... Non funziona benissimo a volte il campo di stasi, Il che può essere un problema, ripeto, quando andiamo a fare queste missioni, Dai. E quindi? Il tempo inizia a scarseggiare, devo muovermi, Ok. Fortunatamente vedete che ci segna sempre dove andare, questo ci ha fatto tornare all'inizio sostanzialmente, vedete? Perché non è morto quello stronzo là? Andiamo di qua. Sì, praticamente ci fa rifare il giro. Tempo aumentato. Però sono un po' indietro, Sono leggermente indietro. Cazzo, devo muovermi. Devo veramente muovermi. Dai. Oh, fortunatamente adesso sta prendendo bene il campo di stasi, Sempre sotto. Sì, ci fa fare lo stesso giro. Dovremmo farcela, Salvo imprevisti. Vi ricordo che quelli col guscio arancione sono più resistenti rispetto a quelli col guscio rosso. Merda. Manca pochissimo però, No. Merda. Beh, dovremmo avercela fatta perché ho fatto 3000 punti. Dovrei essere a posto. Era 2005, giusto? Il vedete che questi hanno il guscio più resistente, questi sono più forti, Potrei aspettare anche di far scadere il tempo a questo punto, No, mi spiace, un'altra volta. Ok, basta ragazzi, direi che basta così. Faccio scadere il tempo. Cazzeggio un po' qua in giro. Vedete, non mi fa fare neanche la scivolata gravitazionale, vedete? Ora non puoi attaccare. Vedete? Solo i lanci gravitazionali, come vi dicevo. Questa è una cosa figa che hanno messo, perché mettevate che magari sbagliavate e potevate tirare i calci, magari fallivate la missione. Quali sviluppatori sono stati intelligenti a privarvi del fatto di non poter attaccare e così via? Così almeno non potete sbagliare le robe, no? E non c'è il rischio che dovete rifare la missione perché avete sbagliato un tasto. Questa è veramente una chicca. Sì, 2005, ho superato abbondantemente.
E ci siamo portati a casa la bellezza di 1500 gemme preziose. E ve l'ho detto ragazzi, la serie di Gravity Rush sarà molto molto lunga perché c'è davvero tanta roba da fare. L'altra missione, ma l'altra missione mi preoccupa un po' di più, perché questa è tosta. È un percorso molto lungo, perché si capisce che è molto lungo già dall'oro, guardate. L'oro vuole 3 minuti e 30. Indicatore di salute è quasi vuoto. Abbassati, supera lava e nevi e raggiungi il traguardo. Usa il calcio gravitazionale contro gli oggetti per ottenere un aumento di velocità. Quella è tosta sicuramente. Mettiamo la salute. Ripeto. Provo ad andare, ma non so se riesco a farla subito quella prova lì. Eventualmente la lasciamo per un secondo momento. Questa mi ricordo che era particolarmente tosta, davvero. Gara di salute del piano dimensionale. Questa ci avevo smadonnato all'epoca, se non ricordo male. Ci avevo smadonnato non poco. Quindi bisogna un attimo vedere adesso com'è. Non capisco cosa intenda. Usa il calcio gravitazionale contro gli oggetti per ottenere un aumento di velocità. Proviamo, allora, l'oro è impossibile che lo prendo subito, anzi, facciamo una cosa. Prima di farla, vediamo se posso potenziare la mia scivolata gravitazionale. Vedete? Potenziamola almeno di una volta, va? Di un punto. Proviamo così, livello 4 di 5 come potete vedere. Se non ce la faccio può essere dovuto anche al fatto appunto che siamo troppo lenti per poter fare questa sfida. Oddio. Ah ok, c'ho i checkpoint. Ah, ma anche questo posso usare. Posso usare anche la gravità normale, ok. Questo è difficile ragazzi, questo è veramente difficile mi sa. Ci sono pure i nemici, cazzo. No. Cazzo. Oh, vita. Bene. Questa è tosta, vedete, perché non solo dobbiamo usare la scivolata gravitazionale, ma possiamo usare anche la gravità. Ecco, quando succede sta cosa non potete capire che nervoso che mi viene addosso. Quando mi si sminchia così la visuale. Qua scivolata adesso, eh. Non capisco un cazzo. Ma... cazzo. Ma dov'è? Dai. Che bastardata. Già ho perso troppo tempo, eh. Poi questo è il primo try, eh. Dove? Ok. Ma vai a cagare, rompicoglioni. Dove? Non vedo un cazzo, cioè ditemi se... Ma dai! Dai! No, devo sfondare? Sì, non si capisce un cazzo in alcuni punti, eh. No.
Dai! Dov'è? Ok. La gravità, cazzo, devo... No! Guarda, tua mamma è una puttana di quelle. Ma dov'è? No, non ce la farò mai, mi mancano troppi checkpoint. L'oro non ce la faccio, qua dovete usare il calcio. Ma no! No. No, guardate ragazzi, siamo già a 3 minuti e 6. Vabbè, la prova la concludo. Comunque non mi aspettavo che fosse così. Pensavo che fosse solo con la scivolata gravitazionale. Adesso ho rimembrato il trauma di questa prova. E quindi bisogna potenziare anche la gravità, non solo la scivolata gravitazionale, per poterci muovere più velocemente. Questa è una bastardata. Questa prova è proprio una bastardata. Ne mancano 4. 4 check, 4 check mancano. No, non avevo derapato. Vedete, poi in alcuni punti, in alcuni punti non si vede una beneamata minchia. No. Vediamo. Vabbè, ho preso anche l'argento, eh. Come primo tentativo, sì, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Ci siamo portati a casa 900 frammenti. Mi devo potenziare qualcosa, perché ok che ho fatto qualche errore, ma così siamo troppo deboli, forse. Quindi continuo, potenzio un attimo cat. Ma in questo video non inizierò neanche la missione di trama, perché ormai siamo quasi 40 minuti di video. Quindi proverò a fare questa, poi vediamo se avanza tempo per fare qualcos'altro. Quindi potenziamo sta roba qua, va? Velocità di spostamento è importante. Ma sì, prendiamola, tanto poi le gemme le facciamo. Per ora è a posto, 5 di 5 si potrà potenziare andando avanti, aumentando la reputazione di Kat. Ok, per ora siamo così. E proviamo a rifarla. Questa prova è veramente ardua. Perché ci ho segnato... Che cazzo ci ho segnato sulla mappa? Perché mi segna là? Boh. Proviamo. Questa mi aveva fatto penare, me la ricordo adesso che l'ho fatta. Quindi 3 minuti e 30. Qua è concesso davvero poco sbagliare. Partiamo così, va? È concesso veramente poco sbagliare in questa prova. Ma che cazzo di visuale mi ha dato? Ok. No, perché non mi ha preso la gravità? Via. Usiamo questo, va? Che qua avevo sbagliato, che avevo fatto la scivolata. Cercherò di impegnarmi al massimo, eh. Però ripeto, è una prova veramente difficile questa. Ok, dove? Là? C'è pure quello stronzo lì. Non vedo. Ok, lì. L'indicatore, cazzo, è quasi finito qua. Fortunatamente qua posso ricaricarmi. E qua devo usare la scivolata. Ecco, in questi frangenti, in questi pezzi, bisogna seguire, vedete, le cose qua per capire dove andare. Però ci sono dei punti dove non si vede più una beneamata minchia, vedete, non si capisce più una cippa.
Però bene o male, una volta che lo fate un paio di volte vi orientate anche meglio, Ok, per ora buono, devo dire. Ok. No, è due, è ancora, mi ha colpito quel rompicoglioni. Ok. Qua mi ero impallato con la visuale, vi ricordate prima? Qua devo fare attenzione e colpire là. Non quello, quello mi devi colpire. Mamma. Ma vai a cagare, vai a cagare male proprio. Perdere tempo per queste stronzate a me mi fa troppo incazzare quando... Giustamente, come se non bastasse, già che la prova è difficile, vanno messo anche mille nemici a rompervi i coglioni, Mi pare giusto, no? Ero partito bene, anzi quasi benissimo, e adesso mi sono perso. Ok. Dai. Dove? Ok, là. Ma dai! Ok. Mi serve assolutamente la gravità, dai. Ok. Non sarei dovuto fermarmi. Non vedo un cazzo. Ma vaffanculo. Dai. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. Però, cavolo, 3 minuti e 4, non credo di farcela. Dai, scanna, ti prego. Ah, derapata. Ok. Dai, ne manca uno, ne manca uno. Ma vieni. Questa è la tosta. Al pelo, perché ho fatto 3.22. Comunque ce l'abbiamo fatta. Parapam. Questa è davvero tosta. Sono curioso di vedere la classifica del mondo. Chi è il primo? No, allora devo fare i migliori. Alice Action, 1 minuto e 45 secondi. Sì, vabbè, indubbiamente con cat potenziata al massimo e senza sbagliare nulla. Comunque, ripeto, a me mi basta farvi vedere come prender l'oro. Quindi anche questa l'abbiamo fatta. Ci sono alcuni punti dove, anche se ve la gestite bene voi, si può incastrare la visuale e dopo viene fuori un casino. Quasi finito il video, un quarto d'ora abbiamo, ragazzi. Cosa posso fare in questo quarto d'ora? Bah, innanzitutto andiamo a salvare, prima cosa. Vado a salvare manualmente. Sai perché si sballa tutta la visuale quando si viene qua? Ok, fanculo. Quindi adesso devo usare, però, per andare a Endestria, devo usare il mezzo di trasporto. Però scusate un attimo, mi viene un dubbio. Devo usarlo da qua. Vedete, trasporto pubblico. Da lì devo usarlo. Quindi teletrasportiamoci da qua, in teoria che si può fare, se non sbaglio. Trasporto. Andiamo qua. Vorrei andare appunto un attimo in destra e magari iniziare a prendere qualche pietra preziosa. Quello che posso fare adesso è questo. Quindi... E vedete infatti chi mi segnala? Là probabilmente il trasporto mi sta segnando, Infatti questo si dovrebbe portare in Destria.
molto bella anche Industria come, come città, anche se una delle mie preferite è appunto Pleijon, questa dove siamo ora. Quindi ma scusate, da qua devo salire? Ok. Ma che rumore ha fatto? Dovrebbe essere quella, vedete? Quella là. Il discorso è che poi devo, la prima cosa che voglio fare è trovare un tombino di trasporto per appunto poi mi posso teletrasportare e fare un altro salvataggio prima di chiudere il video. No, non è quella allora. Oh sì. Sì, dovrebbe essere quella. Ma no! Tanto mi partono i tasti a caso. Eccoci qua. Ancora? Ma non ho schiacciato niente! Cioè, pad della 5 nuovo che già da problemi e mi stanno girando un po' le palle. Ancora, ragazzi, non sto schiacciando niente, vi giuro. Però, ah, ok, forse anche leggermente toccando il touch, magari non ci faccio caso, tocco il touch e schiva, perché la schivata si può fare anche col touch. Però ci sono stati alcuni punti dove non mi sembrava di aver schiacciato nulla. E come potete vedere qua è pieno di gemme preziose da raccogliere. Andiamo a testa in giù un attimo. Guardate quante qua. Quanto ben di Dio. Anche là. La gravità qua sta per finire. Vabbè, quando finisce, amen. Anzi, facciamo così. Scusate se adesso vi girerà un po' la testa, gira anche a me. Ok. Senti che bella la musica. Ma vaffanculo, ho detto, ma che cazzo è successo? È piuttosto grande anche Industria, devo dire. Oh, quello è uno dei fantasmi, quello è un tombino di trasporto, perfetto. Benissimo. Guardate quante gemme preziose. E abbiamo già poi 3 missioni secondarie da fare, guardate. Eventualmente nel prossimo video, prima di fare le missioni secondarie, farò una missione di trama, così andiamo un po' avanti. Questa sì, è uno dei fantasmi. Ancora quella ragazza e il suo gatto. Mi guarda incuriosita. Se può vedermi, allora forse può vedere anche mio marito, che è l'altro, appunto. So che non puoi sentirmi, ma lascia che ti parli di lui. Stava facendo delle ricerche sui campi gravitazionali. Era tutta la sua vita. Ero sempre da sola, seduta sul divano, ad aspettare il suo ritorno a casa dal laboratorio. A volte ho perfino pensato di lasciarlo. Ma adesso che se n'è andato davvero, mi manca da morire. Ecco, mi sono tolta un peso dal petto. Spero di rivederti anche. È abbastanza triste la storia di questi viaggiatori, eh. Allora, vediamo il da farsi, che è davvero poco, pochissimo tempo. Vado a prendere un po' di gemme preziose qua in giro, ragazzi, poi per oggi mi fermo. Oh, ragazzi, un altro tombino di trasporto, se ho visto bene. Benissimo.
Quindi la prima cosa da fare quando andate nelle nuove città è appunto cercare i tombini di trasporto. Con la missione di trama. Ma appunto vorrei prima prendere le gemme preziose in giro. Che figata prendere le sedie qua, le panche. Allora prendiamo quello. Oh, quello è un altro viaggiatore. È appunto il marito. In teoria, tu potresti scomparire improvvisamente e comparire altrove. La tua percezione del tempo sembra diversa dalla mia. Ok, ormai è da un po' che stiamo conversando. Davvero. Dal mio punto di vista è impossibile percepire un simile fenomeno. Immagino che per te tutto questo sia piuttosto curioso. In effetti è piuttosto strano. Un attimo prima scompari e un istante dopo ritorni. E continuiamo a incontrarci in posti davvero bizzarri. Sembra proprio che i miei esperimenti per produrre artificialmente energia gravitazionale abbiano generato un campo così intenso da distorcere il flusso spazio-temporale. Forse se... Energia gravitazionale artificiale e distorsione spazio-temporale. Deve trattarsi di un esperimento importante. Dopo che bella la musica e violino sotto, quando facciamo i dialoghi con i viaggiatori, stupenda. Allora, finiamo di prendere qualche gemmetta preziosa in giro, ragazzi, e poi, ripeto, mi fermo. Facciamo così, va. Mamma che... C'è stato uno sminchiamento di visuale che mi ha dato un fastidio. Sarà il caso a breve di tornare a gravità normale. Facciamo così. Ok. A volte sì, a volte gira anche a mala testa, vi dico la verità, in alcuni punti. Peccato, se fossero riusciti a gestire meglio questa cosa era ancora più top di quello che è già il gioco, perché sapete che io lo adoro, la follia, veramente un gran gioco. Però insomma non è facile come cosa da sistemare. Anche perché ripeto, poi una volta che imparate a gestirvela la visuale, andate come dei treni, eh. Che bello. Allora, io direi... Oh, prendiamo questi ragazzi e poi chiudo il video. No. Anche qua sarà dura prenderle tutte le gemme preziose. Allora, torniamo a gravità normale, eccoci qua. Oh. Ma ce ne abbiamo di gemme preziose, 3292. Informazioni, shifter sfaccendati. Ok, sto vedendo un attimo le missioni. Queste sono molto fighe. L'indicatore di gravità è vuoto, recupera le gemme per riempirlo e raggiungi il tuo obiettivo. E... qua possiamo usare, mi sa, sia la scivolata gravitazionale che appunto la gravità normale, no? Le spinte e così via. Facciamo così.
Andiamo al tombino, va, è giunta l'ora di chiudere il video, ragazzi. Quindi torniamo a Asmar. Capisco perché. Oddio, qua non si è sminchiata la visuale, perché? Ma... Ah, ho capito! Evidentemente ero io che non me ne accorgevo, ragazzi. Guardate, sono io che la muovo, muovendo il pad. Eppure a volte non mi sembrava di muoverlo il joystick, ripeto. Ciao, salviamo. Benissimo, ragazzi. Io spero che anche questo video di Gravity Rush vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Bella lì.